Signori e signori, buonasera a tutti, mi presento, sono Sebastiana Di Belle e sono qui per presentarvi il concerto che vede come protagonisti Lidia Lai e Giovanni Tocco. Lidia Lai alla voce e Giovanni Tocco al violoncello e al pianoforte. Lidia Lai si accosta allo studio e alla passione per la musica all'età di 12 anni, iniziando lo studio della chitarra presso i Salesiani di Lanusei. Collabora attualmente come animatore liturgico musicale a Decimo Puzzu presso la parrocchia Nostra Signora delle Grazie. Ha in attivo un disco inciso nel 2010 con musiche di Roberto Palmas, esclusivamente in lingua sarda. Ha compiuto studi classico-filologici presso la Facoltà di Lettere di Cagliari, laureandosi brillantemente. Successivamente acquisisce un'abilitazione come mediatore civile e si esibisce in diverse formazioni strumentali e vocali. L'altro nostro artista è Giovanni Tocco, che si è diplomato in violoncello a Cagliari sotto la guida di professor Maurizio Biancu e successivamente trascorre un periodo di perfezionamento con la professoressa Veronica La Picciarella a Firenze. Durante anni di vita religiosa ha approfondito lo studio teologico della musica e del canto nella sfera culturale, del canto gregoriano nell'abbazia francese di Salomè sotto la guida del maestro Gurman. Ha iniziato lo studio della musica all'età di 11 anni, ha partecipato a tournée in Germania, in Trentino Alto Adige, Francia, Sardegna e Piemonte, sia in qualità di violoncellista che di cantante. Collabora con il Conservatorio di Musica di Cagliari in qualità di violoncello di fila. Nell'ottobre 2012 ha conseguito la laurea di biennio superiore di specializzazione con il massimo dei voti sotto la guida di professor Andrea Petinau. Suona al violoncello Sopo Santini a Firenze. Un applauso per i nostri due artisti. Che ci propongono un saggio di alcuni brani tratti dalla tradizione locale classica e latina. La scelta dei brani avviene in campo liturgico, con la presenza della melodia sarda, oltre che dei brani proprio in limba. Vengono armonizzati lasciando intatto lo spartito originale. Il primo brano che ci faranno sentire sarà Samame Sunie, che descrive la Madonna con dei toni dolci e melodiosi. In questo brano si chiede l'aiuto costante verso tutti i grandi e piccoli, malati e sani, servi e pastori degli immigrati che vivono lontani. E per voi Lidia Lai e Giovanni Tocco con Samame Sunie. Sama no tu.
Sempre a fianco d'Emmanuel minore, de su malaedu e de su sanu, de su massaio e de su pastore, de su migrante chi vive lontano. Aiuta nostro, o mamma e sunia, divina reina vespo goceano. Aiuta nostro, o mamma e sunia, divina reina vespo goceano. Complimenti veramente a tutte e due. Il prossimo brano che sentiremo è Kyrie e Sanctus, è una melodia sarda e sono delle preghiere liturgiche. Col Kyrie si chiede perdono a Dio e con il Sanctus, che è un canto ordinario della Messa Cattolica, per santificarlo. A voi Kyrie e Sanctus. Oh,
Grazie Monsignor Miglio di essere venuto. Grazie a voi dell'invito, grazie del CD, questo bellissimo Kyrie c'è nel CD? Non c'è, allora ne aspetto un altro. Cos'è, una musica antica sarda? Melodia, è bellissima. Bisognerebbe nelle chiese recuperarla. Bene, e la musica serve a scaldare il cuore. A Natale dobbiamo scaldare molto il cuore, perché dobbiamo fare il rifornimento di calore che duri non da Natale a Santo Stefano, ma da Natale a Natale. Ecco, il Natale ci viene offerto proprio per riprendere quota, ecco, per ridare al nostro cuore tutto il calore di cui il mondo oggi ha bisogno, e di bisogni ce ne sono tanti, e quindi grazie anche per questa componente musicale che mi sembra davvero preziosa. Ecco, vi auguro un buon Natale, un buon inizio d'anno. Eccomi, sono pronto. Bravissimo. Bene, grazie. Per presentare la nostra platea, allora è una categoria giovane. Mamma, se mi sentono. Sono i mediatori. La nuova riforma in Italia prevede che prima di rivolgersi dal giudice bisogna tentare di mettersi d'accordo davanti ad un organismo di mediazione con i mediatori. Questi sono i nostri mediatori che fanno il convegno di fine anno, una parte, no, ne abbiamo fatto mille, sono tanti. Oggi facciamo il convegno di fine anno allietato dal concerto di Lidia, una nostra mediatrice, e da insomma qualche bibita di fine anno. La ringraziamo per la disponibilità che ha avuto, e rilanciamo, perché voglio dire, noi siamo, ci occupiamo di conflitti. Conflitti, la mediazione non è solo giuridica, ma è culturale. Certo, c'entra il cuore. E quindi è internazionale, è sociale, è una strategia di inclusione, di gestione di questi conflitti che spesso, insomma, noi tiriamo fuori dalla porta, ma in realtà fanno parte del cuore, della vita delle nostre persone. Quindi noi, io lo anticipo, la inviteremo in un'altra iniziativa, e se vorrà ci farà molto molto piacere. Io sono Carlo Pidia, mi presento alla fine, rappresento in questa sede. Proseguiamo la nostra serata. Il prossimo brano che ascolteremo è Andemus a Sagrutta e fa parte di una raccolta di brani scritti dai sacerdoti Casu e Sanna degli anni 50 circa, che scrissero una raccolta di brani per la novena di Natale, e questa sera ne ascolteremo diversi. Con questi brani si vogliono cogliere i colori e le sfumature già del Natale, quindi la grotta illuminata per la nascita di Gesù bambino, il freddo e la povertà. Si vuole anche sottolineare la preoccupazione della mamma di Gesù, che non ha nemmeno gli indumenti per vestire il suo bambino. E a voi Lidia e il suo collaboratore con Andemus a Sagrutta. Andemus a Sagrutta, Oh,
tende, dulcos in nos de gloria cantende. Il prossimo brano è In Sanotte Profonda. Nel prossimo brano abbiamo una parte tranquilla, lenta, quasi senza schemi. Nella seconda parte invece compare il canto pastorale, con canoni e precisioni scandite e stabilite. L'armonizzazione è del Sanna. In questo brano possiamo percepire l'aria del Natale, la festa, la gioia, la pace, che sono presenti appunto nel brano, che sono le cose che noi dobbiamo percepire di ogni Natale. A voi In Sanotte Profonda! In sanotte profonda canta solo Signore, con sospiro suave melodia, su murmullo e sonda de su calmo rizzolo, canta il mistero. Celsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Dormi, dormi,
Com'è bella la tua cura, o bambino mio tesoro, e le stelle ad una danno luce al tuo bel cuor, notte di stelle, notte d'amore. Il prossimo brano che ascolteremo è Su tepida paglia. A voi Lidia e Giovanni. Su tepida paglia.
Allora, questo brano ve lo presento io poco a poco. Questo è un brano impegnato, parla del matrimonio con tutte le sue caratteristiche, il bello del primo periodo, la meraviglia del primo periodo e poi lo sconforto del secondo. Nel momento in cui arriverà quello sconforto, chi ha fede ne uscirà, così dice il canto. A chi si aggrapperà a Dio riuscirà. Saneddu. Oh, essa di più bella casu senor nos ammutio paris in sa capella prosu cumpriu camus pediu no ateru disitzu sa mamma ca pregau sor benes prosu fizu cando es armen si solo nos querimos in una teru chelu no estir mendicamus dal prendar bona bella ghianghelu ma chi in amore santo noi semos pro circare pre mai babu nos anadau i te bella samanu como kiu che sane due oro Deus che soberanu manna estimare custu tesoro intro a su coro meu a lubra mare forte ir candelire creu ga in sabona esa mala sorte quando si porta a die ma con li su sconforto destere a curzo a chi e dai custa affetto ma sia ti sorto to casa ve Maria sa gloria su Signore no esti no che via camus azzudu de su pastore ma chi in sa domo e oro esordis isorde onzi cosa ma paque chi in decoro chi sa salude sane due spore in decoro chi sa salute.